possibili ombre russe sulla crisi di governo che ha portato alla caduta dell'esecutivo di Draghi. Secondo il quotidiano nazionale, il Cremlino avrebbe avuto contatti con il leader leghista. Le liste civiche regionali chiamano il PD in vista delle urne e chiedono un tavolo di coalizione, ma soprattutto pari dignità rispetto agli alleati e rappresentanza nella corsa alle politiche di settembre. 400 delegati per la 2 giorni di congresso della Will Puglia. Bari è aperto dal segretario nazionale Bombardieri. Si va verso la rielezione di Franco Busto alla segreteria regionale. Ancora insieme per un nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna Sud. Ben ritrovati in apertura. Andiamo subito nella capitale. Possibili ombre russe sulla crisi di governo che ha portato alla caduta dell'esecutivo Draghi. Secondo il quotidiano nazionale, il Cremlino avrebbe avuto contatti con il leader leghista Matteo Salvini. Sentiamo Francesco Manigrasso. All'indomani del vertice del centrodestra, che ha messo nero su bianco alcuni punti che erano rimasti oscuri, premiership e collegi, fioccano già le prime polemiche sulla campagna elettorale. In un documento di intelligence ci sarebbero delle rivelazioni secondo cui Mosca avrebbe chiesto a Salvini se i suoi ministri avrebbero fatto cadere il governo Draghi. Rivelazioni bollate dal leader leghista come fesserie. Sulla Russia che ha fatto cadere il governo, due persone che mi hanno preceduto hanno fatto cadere il governo, Di Maio e Conte, punto. Poi non so su indicazione di chi. Siamo abituati a subire gli attacchi della stampa, sia chiaro, noi siamo dalla parte della NATO, dalla parte dell'Occidente, dalla parte dell'Europa, d'altronde il DNA di ciascuno di noi è molto chiaro, quindi per quanto ci riguarda non ci sono dubbi, non ci sarà per quanto riguarda la politica estera alcun cambio. Per il segretario PD Letta, che definisce inquietanti le rivelazioni su questi rapporti, non è la prima volta che sorgono dubbi su possibili rapporti opachi di Salvini con Putin e annuncia di voler interessare del tema direttamente il Copasir e di voler preparare interrogazioni parlamentari. A farli da spalla il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Quello che ha detto oggi Salvini, che non è riuscito nemmeno a smentire, ha fatto una dichiarazione che non solo non è una smentita, ma è una dichiarazione che conferma tutti i legami oscuri suoi con Putin e con la Russia. L'allarme deve essere massimo, attenzione alle influenze russe su questa campagna elettorale e intanto ci spieghi il centrodestra, tutto il centrodestra, qual è la loro linea di politica estera, deve essere chiara. Torniamo in Puglia perché le liste civiche regionali chiamano il PD in vista delle urne e chiedono un tavolo di coalizione, ma soprattutto pari dignità rispetto agli alleati e rappresentanza nella corsa alle politiche di settembre. Antonio Bucci. La nostra richiesta, lo abbiamo già ribadito, è un tavolo politico dove discutere e dibattere delle candidature. Vogliamo essere presenti perché abbiamo dimostrato negli anni che il civismo in Puglia conta e vogliamo essere determinanti, vogliamo dare un contributo alle forze del centrosinistra e vogliamo dare un contributo al Partito Democratico. Chiedono un tavolo di coalizione ma soprattutto pari dignità rispetto agli alleati e rappresentanza nella corsa alle politiche di settembre. I civici di Via Gentile con e per la Puglia schierati per intero fanno le barricate contro la deriva delle destre e all'insegna del modello emiliano, ringraziando il governatore per l'aver deciso di restare al comando dell'ente. Parola d'ordine, niente scelte calate dall'alto e valore aggiunto, che poi vuol dire anche non essere lasciati soli a tirare nei posti agli uninominali, ma discutere anche di listini. Ricordo sempre che lo scorso 2 anni fa gli stessi attori protagonisti giravano con i sondaggi, mentre noi giravamo nei territori. Il risultato elettorale è stato di una straordinaria vittoria di Michele Mediano. Non è un out-out al Partito Democratico, ci tengono a ribadire. L'alternativa però, se non dovessero essere ascoltati, andare al mare, scherzano, ma neppure poi tanto. Noi siamo abituati a misurarci col consenso, siamo abituati a chiedere il consenso ai cittadini e quindi ad avere ogni singolo voto ce lo andiamo a sudare. Quindi vogliamo fare in modo che non ci sia uno schema precostituito, ma non siamo interessati a garantire le carriere di qualcuno, siamo interessati a garantire la stabilità e una governabilità di questo paese. Io aggiungerei anche che il modello emiliano qui in Puglia è stato vincente, quindi il nostro obiettivo è seguire questo modello. Inchiesta Re Artù, dopo aver fatto scena muta, l'ex senatore Ruggeri chiede di essere interrogato, ma il PM respinge la richiesta. Paolo Franza.
Aveva chiesto di essere ascoltato dal GIP l'ex senatore Totò Ruggeri ai domiciliari dallo scorso 7 luglio nell'ambito dell'inchiesta Reartù e in cui è considerato il principale indagato, ma il pubblico ministero Alessandro Prontera, titolare del fascicolo in cui sono ipotizzati reati di corruzione, traffico di influenze illecite e falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, gli ha negato la possibilità di sostenere un interrogatorio. L'istanza era stata presentata nei giorni scorsi attraverso gli avvocati Giuseppe Fornari e Salvatore Corrado. In prima battuta Ruggeri aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti alla giudice Simona Panzera. Ora è la procura ad aver scelto di non sentirlo. Ne prendiamo atto e andiamo avanti, fanno sapere gli avvocati. Essendo scaduti i termini per presentare ricorso a riesame, i legali provvederanno a ottenere la revoca della misura della stessa giudice che l'ha disposta. Nelle stesse ore i giudici hanno deciso per Pierpaolo Caridi, Emanuele Mangiulli e Antonio Ermenegildo Renna. Per il primo è stato confermato il divieto di dimora, notevolmente alleggerita invece la misura disposta nei riguardi di Mangiulli, dirigente dell'ufficio tecnico di Otranto, dai domiciliari, ha ottenuto il divieto di dimora nel comune di Otranto. Nessuno sconto è stato concesso a Renna. Si discuteranno invece nelle prossime ore, sempre davanti al tribunale di riesame, le posizioni del sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, del medico Elio Vito Quarta e del commercialista Gian Tommaso Zacheo. 400 delegati per la 2 giorni di congresso della UIL Puglia Bari, aperto dal segretario nazionale Bombardieri. Si va verso la rielezione di Franco Busto alla segreteria regionale. Oltre 400 delegati hanno aperto la 2 giorni del 5° congresso della UIL Puglia, che vede verso la riconferma il segretario uscente Franco Busto. L'Unione dei lavoratori ha aperto l'assise alla presenza del segretario generale Pierpaolo Bombardieri, che dal Teatro Piccini di Bari ha sottolineato quelle che saranno le prospettive della UIL del futuro. Un'organizzazione sindacale meno burocratica, che sia in grado di non parlare in sindacalese, che sia in grado di garantire la presenza sui territori, che sia in grado di rappresentare quelle persone che oggi soffrono. Continua la nostra ricerca all'interno della cabina di regia per un percorso condiviso per quanto riguarda i fondi del PNRR. Continueremo con le istituzioni locali a discutere come abbiamo fatto fino adesso. Governo uscente, PNRR nell'agenda del sindacato, che anche quest'estate non smetterà di lavorare, annunciando di voler interagire con qualsiasi governo si siederà a Palazzo Chigi dopo il 25 settembre. Momento complicato, perché già era complicato prima della crisi per mantenere gli impegni che si erano presi sul PNRR e per destinare le risorse di cui questa terra ha bisogno. Ma noi abbiamo da tempo presentato unitariamente una serie di richieste che riguardano intanto il lavoro. In Italia c'è troppo lavoro precario, sottopagato e insicuro. Lo certificano i numeri dell'INPS che parlano di più di 4 milioni di lavoratori a tempo determinato. Lo certificano purtroppo i dati dell'INAIL che dicono che ancora ci sono più incidenti mortali dell'anno scorso. Quella è una richiesta che noi abbiamo fatto, noi continuiamo a dire che siamo perché si possa superare vietando i contratti a tempo determinato. Vedremo col nuovo esecutivo che cosa diranno. Assemblea pubblica invece a Brindisi della CGIL sui temi della sanità, presente anche l'assessore regionale Rocco Palese, Davide Cuccinelli. Universalità del diritto e della cura, e questo è il tema dell'assemblea pubblica della CGIL svolta a Brindisi alla presenza dei massimi referenti sindacali, amministrativi e sanitari, dall'assessore regionale Rocco Palese al direttore dell'ASL brindisina Flavio Roseto. Un'occasione per rilanciare l'idea di una sanità pubblica da ricostruire partendo dalle attuali criticità e con la proposta di un nuovo ospedale per il territorio di Brindisi. Auspichiamo che provvedimenti correttivi nazionali più volte annunciati vengono varati, speriamo bene che questo accada, perché serve per dare una boccata d'ossigeno. Nel frattempo stiamo cercando anche di fare degli accordi come quello di oggi varato in giunta regionale, che in un contesto del rapporto convenzionale c'è un incentivo anche di natura economica in più per chi affronta questi turni, perché è giusto che ci sia anche questo riconoscimento. L'ospedale è un piano a lungo termine, con il quale si intende risolvere in maniera strutturale o quantomeno proporre di risolvere una serie di criticità che sono legate a questo ospedale di Brindisi, ormai datato e costruito secondo logiche oramai passate.
Pertanto la pianificazione di un ospedale risponde a esigenze di lungo termine. E portiamo qui una sorta di resoconto delle iniziative che ci abbiamo fatto su tutto il territorio. Ci siamo confrontati con i cittadini, abbiamo recepito le criticità, quindi abbiamo fatto analisi. Si tratta oggi di fare una sorta di elaborazione politica di natura prospettica per ridisegnare e definire il sistema sanitario. Restiamo in tema medicina perché è stato presentato a Taranto il robot Da Vinci, ovvero un nuovo sistema di chirurgia sviluppato con l'obiettivo di offrire una tecnologia sempre più avanzata. Gianmarco Sansolino. È arrivato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto il sistema robotico Da Vinci e dai vertici aziendali promettono che entrerà in funzione a breve. Permette un trattamento mini-invasivo anche nelle patologie più complesse, in chirurgia ginecologica, urologica, toracica, ma anche cardiochirurgia e chirurgia generale. Una innovativa architettura che consente di effettuare interventi complessi multiquadrante senza riposizionamenti del carrello paziente, una caratteristica a lungo richiesta e molto apprezzata da parte dei chirurghi. In sostanza il chirurgo è fisicamente lontano dal campo operatorio e seduto ad una postazione dotata di monitor e comandi. Muove i bracci del robot collegati agli strumenti endoscopici che vengono introdotti attraverso piccole incisioni. Il campo operatorio è proiettato tridimensionalmente con immagini ferme e ad altissima risoluzione. I vantaggi: minore sanguinamento, riduzione della degenza e dei tempi di recupero e una più rapida ripresa. Il macchinario è costato circa 2 milioni di euro grazie a fondi del Ministero della Salute. Contiamo già con la chirurgia toracica di cominciare già ad agosto con il dottor Marco Taurchini e quindi poi a mano con tutti gli altri. E invece continua a Lecce la protesta degli OSS della ASL. Maria Teresa Carrozzo. Vanno avanti sindacati e lavoratori che chiedono di vedere i propri diritti riconosciuti e così è stata indetta una manifestazione dei lavoratori con un sit-in presso la direzione generale dell'ASL di Lecce per ricevere delle risposte in merito alla stabilizzazione degli OSS all'interno di Sanità Service. Nuovamente su piede di guerra per vedere riconosciuti quelli che sono dei legittimi diritti secondo voi? Sì, legittimi diritti di questi lavoratori che purtroppo hanno lavorato precedentemente con l'ASL di Lecce circa più di un anno fa e sono stati mandati a casa dopo aver prestato la loro attività in periodo di pandemia. Poi hanno avuto l'opportunità, grazie ai tavoli SEPAC, alla task force regionale, di essere integrati in Sanità Service, la stessa identica cosa e sembra qualcosa che si ripeta spesso con questo gruppo di lavoratori. Dopo aver lavorato in periodo di pandemia, oggi ci ritroviamo qua a manifestare e a chiedere perlomeno la proroga di tutti i contratti di questi lavoratori qua. Siete manifestati sotto la direzione generale, avete avuto attenzione in questi giorni? Guarda, in questi giorni abbiamo attivato la task force regionale con il tavolo SEPAC e ahimè non siamo usciti soddisfatti del tavolo SEPAC perché ad oggi almeno una parte di questi lavoratori sono in scadenza di contratto a fine mese e quindi non ci sono non ci sono proroghe per loro e quindi già a fine di questo mese una parte di loro dovrebbe andare a casa. E invece continua a Bari la protesta di navigator pugliesi. Proroga sì, ma solo come soluzione ponte, la ripresa della trattativa su scala nazionale. Continua la mobilitazione dei navigator dopo il presidio ai piedi di Palazzo del Governo nel capoluogo. Poche certezze per i 100 lavoratori coinvolti, spiegano in presidio davanti all'assessorato al lavoro. Dal 1 agosto rischiano di trovarsi dall'altra parte delle scrivanie e neppure i tempi supplementari dei 3 mesi scioglierebbero tutti i nodi sul tavolo. CGIL e CISL e UIL fanno quadrato, parlano di rimbalzo, di responsabilità, tanto più dal momento che si tratta di figure già formate e con le misure del piano Gold da portare a termine in tempi stretti. È chiaro che non vogliamo trovare delle soluzioni di medio periodo. Queste risorse a livello nazionale e in particolare per la Puglia rappresentano delle risorse fondamentali per i centri per l'impiego, per poter fare effettivamente poi delle politiche attive uno strumento per poter rilanciare l'economia e la ripresa dei nostri territori, anche perché noi come organizzazioni sindacali in questo momento sappiamo che ci sono l'attivazione di molte casse integrazioni che per la riqualificazione di quei lavoratori si parla di politiche attive, ma ancora non abbiamo ben capito qual è il piano della Regione Puglia per le politiche attive. Un centro per l'impiego dove ad oggi noi navigator continuiamo a lavorare con i nostri computer portati da casa, con le nostre barriere protettive del Covid portate
da casa in hotspot con i nostri cellulari, non abbiamo una postazione fissa. E quando in televisione ci viene chiesto quanti posti di lavoro avete creato, eccetera, quello che vorrei sottolineare è che purtroppo in Italia le politiche di attive del lavoro devono essere riscritte. Abbiamo questo paradosso, siamo dei lavoratori che hanno ricevuto una formazione pubblica, abbiamo una specializzazione, siamo tutti laureati, siamo in una fase critica del mondo del lavoro. Ordinanza sulla Movida, tante le polemiche a Lecce, risponde ai nostri microfoni il sindaco Salvemini, sentiamo. Parliamo dell'ordinanza sulla Movida, c'è chi l'ha chiamata ordinanza bavaglio, chiusura alle 2 di notte e musica spenta a mezzanotte. Lecce risponde a questioni che sono nazionali, che interessano tante città, comuni capoluogo, città turistiche e che si incaricano di risolvere o tentare di risolvere tipici conflitti urbani che si innescano tra attività commerciali, consumatori, residenti, titolari di B&B, lì dove c'è da una parte naturalmente l'interesse a garantire lo svolgimento delle attività commerciali anche durante le ore notturne e dall'altra però anche la doverosa attenzione nei confronti del riposo, della quiete pubblica, che è un diritto che deve essere garantito e riconosciuto. Una decisione che ha causato mal di pancia. Un provvedimento che non è né punitivo né proibizionista, ma come ho detto regolatorio. Agli imprenditori che dicono che sono stati danneggiati rispetto a coloro che invece sono nelle marine, cosa risponde? Le ordinanze, in quanto provvedimento nella responsabilità del sindaco, per essere rispettoso della normativa, deve avere un carattere di temporalità, quindi noi indichiamo una scadenza il 30 settembre, ed essere circoscritto su luoghi specifici. Noi abbiamo individuato gli spazi attraverso il lavoro che le questure hanno offerto ai sindaci per individuare quali sono i locali, le strade, le zone maggiormente critiche. Lei crede che questa decisione si sia resa necessaria anche perché in passato il centro storico è stato un po' visto in modo diverso rispetto a come poteva essere, cioè meno botteghe, meno artigiani e troppo food? La visione di un cittadino leccese della mia generazione, che scendendo di casa amerebbe trovare sotto il proprio portone la bottega artigiana, la salumeria, la latteria, il piccolo ristorante e non invece una successione di attività magari anche omogenee nella loro offerta merceologica, purtroppo confligge con quelle che sono le normative vigenti. No? Possiamo dire ogni promessa è un debito. Rispetto a cosa? Intervista in esclusiva sulla Movida, l'abbiamo portata a casa. Assolutamente, siccome vede mantengo gli impegni. 10 anni dal duplice omicidio a Grumo Apula, arrivano gli arresti. Passiamo alla cronaca. In manette un pregiudicato di 43 anni e un 39enne libero in Germania. Devono rispondere anche di porto e detenzione illegale di armi aggravati dal metodo mafioso. Ilaria Del Vino. I carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con la collaborazione del personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nelle quali vengono riconosciuti i gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di due soggetti indagati in concorso tra loro per duplice omicidio, porto e detenzione illegale di armi aggravati dal metodo mafioso. Secondo l'impostazione accusatoria, gli indagati, classe 79 e classe 83, nel pomeriggio del 21 gennaio del 2012, in pieno centro, nel comune di Grumo Appula, raggiunsero e uccisero, mediante l'esplosione ravvicinata di ripetuti colpi di pistola, Giuseppe Paolo Antonio, all'epoca 24enne, e Franco Novelli, 38enne. Tutto si sarebbe verificato nell'ambito dell'aspra contesa in quel periodo fra due consorterie criminali locali per il controllo dello spaccio di droga nel territorio di Grumo Appula. Il quadro indiziario raccolto dai carabinieri a carico dei due indagati è stato condiviso dalla Procura di Bari, che ha avanzato richiesta di emissione di misura cautelare. Il GIP del Tribunale di Bari, accogliendo la richiesta del PM, ha disposto la cattura dei due soggetti, uno dei quali già detenuto in Italia per altra causa, mentre l'altro è emigrato da tempo in Germania con il proprio nucleo familiare e rintracciato con l'ausilio del personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. Avrebbe millantato amicizie in una nota azienda, promettendo ad un collega di far assumere il figlio dietro la corresponsione di somme di denaro necessarie a sistemare la documentazione. Arrestato un quarantenne massafrese, Valentina Fanigliulo.
Dovrà difendersi dalle accuse, tutte da dimostrare, di truffa aggravata in concorso, estorsione, furto e sostituzione di persona. Un quarantenne massafrese arrestato dalla Polizia di Stato. La vicenda, secondo gli inquirenti, ha inizio nel 2017, quando l'uomo avrebbe ottenuto la fiducia di un collega che lamentava la difficoltà del giovane figlio a trovare una collocazione nel mondo del lavoro. Sarebbe stato in questo rapporto confidenziale tra i due uomini che il quarantenne avrebbe estorto denaro alla presunta vittima, promettendo l'assunzione lavorativa del figlio attraverso una terza persona di sua conoscenza, chiamata l'ingegnere. Così, dopo un primo versamento, ne sarebbero seguiti altri, fino ad arrivare alla cifra di circa 200.000 euro. Sarebbe stato a seguito della cospicua somma di denaro, senza ottenere il posto di lavoro promesso, che dinanzi alle domande della presunta vittima, il quarantenne sarebbe passato alle intimidazioni. Avrebbe infatti riferito di aver trascorso in passato del tempo in carcere per possesso d'armi, esplosivi e per droga, e di aver conosciuto esponenti di spicco della criminalità organizzata. Dopo anni di presunte minacce e vessazioni, la coppia di coniugi ha così deciso di denunciare. Il nucleo NBCR del Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia è intervenuto questo pomeriggio in un semi-interrato di Cerignola per la presenza di anidride solforosa. I Vigili del Fuoco, una volta entrati nell'appartamento, hanno trovato una bomboletta di anidride solforosa, arrugginita, che perdeva e che avrebbe potuto procurare un'intossicazione. Il gas è particolarmente urticante, il locale è stato evacuato, i vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e non si segnalano danni a cose o persone. Una improvvisa tromba d'aria invece ha colpito il Brindisino, ci dice di più Cristina Cavallo. Cielo coperto da nuvole è una tromba d'aria. Il maltempo è arrivato all'improvviso anche a Brindisi e provincia. Raffiche violente di vento si sono abbattute su tutta la provincia messapica, in particolare sul litorale nord, come testimoniano queste immagini girate nella serata di mercoledì 27 luglio a Torre Santa Sabina, Marina di Carovigno. Fortunatamente non si è registrato nessun danno grave a persone o cose. Da una parte un po' di refrigerio dalla tanta afa degli ultimi giorni, dall'altra un po' di timore e un fuggi-fuggi generale, soprattutto dai lidi dove in tanti si erano rifugiati per trovare un po' di refrigerio dalla canicola opprimente degli ultimi giorni. Poi, nella mattinata di giovedì 28 luglio, una imbarcazione battente bandiera francese è stata ritrovata incagliata tra gli scogli, una barca a vela arenata nei pressi dell'ex Lido Saca, a causa, con molta probabilità, dell'improvvisa tromba d'aria di mercoledì sera. La coppia in navigazione è stata soccorsa prontamente dalla capitaneria di Porto di Brindisi e messa in salvo. Andiamo adesso ad Andria per il primo anno di operatività della questura. Antonio Gargano. Primo anniversario di operatività per la questura della BAT, inaugurata il 27 luglio 2021. Mercoledì di celebrazioni presso la sede dell'autorità provinciale ad Andria. Un traguardo importante al fianco dei cittadini e con un organico in crescita negli ultimi mesi, in un territorio che continua ad avere bisogno massiccio di risorse. Sicuramente è stato un anno molto molto impegnativo, è stato impegnativo sotto molteplici aspetti, innanzitutto perché siamo dovuti partire, una questura nuova ha avuto bisogno di un periodo di rodaggio, stiamo ancora crescendo, l'organico è stato via via implementato e quindi questo ci consente ogni giorno di crescere e cercare di dare risposte a quelle che sono le istanze che ci provengono dalla cittadinanza, dalla collettività. Bilancio positivo per il primo anno della questura nella sesta provincia pugliese, soprattutto in relazione agli eventi criminosi a cavallo tra il 2021 e il 2022. Sotto i riflettori ovviamente i tre omicidi di Barletta tra ottobre e aprile, con la Polizia di Stato che ha individuato i responsabili attraverso intense indagini. Un lavoro che non si fermerà a questi risultati. È un territorio difficile, ad alta densità criminale, è stato teatro anche di fatti criminosi di un certo rilievo, sui quali noi come Polizia di Stato, ma assieme anche alle altre forze polizie e alla magistratura, ci siamo impegnati per cercare di dare risposte anche immediate. E rispetto a un anno fa ho visto dei segnali molto incoraggianti, ho visto gente che ha voglia di reagire, ho incontrato imprenditori che mi hanno dato dimostrazione di ragionare in questi termini. Su loro dobbiamo puntare, così come dobbiamo puntare sui ragazzi. Ho visto giovani che veramente hanno voglia, sono stanchi e hanno voglia di cambiare. Dobbiamo dialogare con loro per fargli capire che soprattutto attraverso loro ci sarà un cambiamento rapido.
79 anni sono trascorsi dalla strage di via Niccolò dell'Arca a Bari. Stamattina la celebrazione, sentiamo. 79 anni, tanto è passato dall'eccidio di Bari, conosciuto anche come strage di via dell'Arca. Il 28 luglio 1943, in seguito alla caduta di Mussolini di appena tre giorni prima, 200 persone, per la maggior parte studenti ed insegnanti, formarono un corteo pacifico che andava ad accogliere gli antifascisti all'uscita del carcere. Lo stesso corteo fu però oggetto di fuoco. Il bilancio finale fu di 20 morti e 50 feriti. Anche quest'anno l'amministrazione comunale, assieme alle associazioni antifasciste e cittadine, ha voluto ricordare questo evento con varie cerimonie. Prima alle 9.30 in via Caduti 28 luglio vicino la chiesa di San Sabino e poi alle 10.30 al cimitero monumentale di Bari. Presenti il vice sindaco di Sciascio ed i rappresentanti ANPI. Una strage che rimane nei cuori e nelle menti dei baresi, ma è anche un monito per il futuro. Le celebrazioni hanno sempre un senso perché ci devono insegnare qualcosa. E anche in questo momento storico, nella criticità e nelle criticità della storia, dobbiamo guardare e imparare anche da questi testimoni che hanno dato la vita con una promessa di libertà. Quale eredità ci resta? Ci resta l'eredità della testimonianza, ci resta l'eredità del saper guardare avanti e imparare per non ricommettere gli errori del passato. Bari ha pagato uno dei prezzi più alti alla lotta democratica per la libertà. Giovani e giovanissimi manifestanti che festeggiavano la caduta di Mussolini, del regime fascista, e chiedevano la liberazione dei prigionieri politici, vengono fatti segno di una sparatoria dell'esercito italiano, comandato dagli ufficiali di Badoglio, in continuità col fascismo. Il servizio era di Domenico Brandonisio e cambiamo decisamente argomento. Il mare della Puglia è il migliore d'Italia, a dirlo l'ultimo monitoraggio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. In Puglia il 99% delle acque di balneazione è eccellente, quindi sicura per la salute delle persone. A rivelarlo i dati rilevati dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. In questa rilevazione la Puglia è la regione costiera con i migliori valori d'Italia. Lo stato delle acque di balneazione è determinato sulla base dei risultati del monitoraggio di due batteri indicatori di contaminazione, enterococchi intestinali e Escherichia coli, nell'ultimo quadriennio. La Puglia è al primo posto tra le regioni costiere per qualità delle acque. Dopo ci sono Toscana e Sardegna. L'attività di monitoraggio scaturisce dalla direttiva comunitaria europea del 2006 che stabilisce le regole della classificazione in tutta la comunità europea dei mari nelle quattro classi di qualità: eccellente, buona, sufficiente e scarsa. Altre notizie dopo la pubblicità. Rimani connesso. Scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social. Andiamo avanti. Allora, ridurre il divario di genere sull'approccio alle materie tecnico-scientifiche. L'obiettivo del protocollo firmato da Regione, Ufficio Scolastico Regionale Pugliese, Atenei di Bari, Lecce e Foggia e Politecnico. Si tratta di un progetto che nasce dalle evidenze e dai dati che comunque testimoniano ancora un gap all'interno delle discipline di studio STEM, e quindi sarebbero le discipline che riguardano essenzialmente le scienze, le tecnologie e le matematiche. Si chiama Protocollo Scuola in STEM, serve a ridurre il divario di genere cambiando approccio. Sul documento c'è già la firma della Giunta di Lungomare Nazario Sauro e dell'Ufficio Scolastico Regionale, oltre che degli Atenei di Bari, Lecce, Foggia e del Politecnico. Rientra nell'agenda di genere dell'ente, si tratta di azione pilota. D'altro canto, spiegano, poco più di 11 donne per 1000 tra i 20 e i 29 anni in Puglia si sono laureate in discipline tecnico-scientifiche, vuol dire il 5,7 in meno rispetto ai colleghi uomini. Al 2019 le donne che hanno competenze digitali elevate sono il 16,1%, 3,5 punti in meno rispetto agli uomini, un dato più alto di quello del mezzogiorno, ma ancora più basso rispetto a quello nazionale. Quali sono le innovazioni, diciamo, di questo progetto? Innanzitutto il fatto che l'università si mette in gioco per un orientamento a partire dai primi gradi di scuola, quindi a partire dalle scuole primarie,
l'idea che comunque venga fatta una cabina di regia per il monitoraggio di quelle che sono le azioni e anche per il monitoraggio di quelli che sono i risultati, e l'idea di agire concretamente con dei finanziamenti che verranno erogati nei confronti di scuole polo per le STEM, che si metteranno in gioco poi alla fine in una sorta di competizione positiva chiaramente tra le scuole, per poter promuovere attraverso le STEM la parità, diciamo, tra i sessi. Cambiamo argomento, un nuovo festival musicale nasce a Massafra, si tratta di Vicinanze, dedicato per la prima edizione al jazz visto al femminile. Leo Spalluto. Anche Massafra ha il suo festival jazz intitolato Vicinanze, con quattro interessanti spettacoli tutti al femminile che si svolgeranno con ingresso gratuito a partire dal prossimo 6 agosto con Chiara Civello e Rita Marco Tulli. Poi arriveranno Karima il 12 agosto, Serena Brancale l'8 settembre e Carolina Bubico il 9 settembre. Tutti i concerti organizzati dal Comune di Massafra con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese e la direzione artistica di Bass Culture si svolgeranno nella suggestiva piazza d'armi del Castello Medievale. Vicinanze come gli edifici presenti nel centro storico di Massafra, Vicinanze come la voglia di aggregare, come spiegano il sindaco Fabrizio Quarto e gli assessori alla cultura Domenico Lasigna e alle finanze Ida Cardillo. Si chiama Vicinanze Festival perché quest'anno viene declinato con il jazz, però negli anni futuri vorremmo sorprendere chi arriverà a Massafra, gli stessi massafresi, perché l'idea è creare una sorta di contenitore culturale da rinnovare di anno in anno. Il titolo non è casuale perché riprende una particolare conformazione del nostro territorio, le vicinanze, un elemento ipogeico che praticamente ha caratterizzato il vissuto dei nostri antenati. Ci abbiamo messo tutti i condimenti perché questa sia una prima occasione di un festival che possa durare con il tempo, con l'obiettivo di renderlo il contenitore culturale più importante della città del periodo estivo. Abbiamo creduto come amministrazione che si dovesse fare un investimento materiale e immateriale anche sulla cultura e su quella che è l'identità massafrese con i propri simboli. Festa Ambiente Sud sbarca a Vieste, quattro serate ricche di appuntamenti dedicati alla musica. Dopo la 3 giorni a mattinata, l'insegna della musica, della spiritualità e della scoperta di luoghi suggestivi e ricchi di storia, Festa Ambiente Sud sbarca a Vieste. Dal 1 al 4 agosto la capitale del turismo pugliese abbraccerà il suono universale con ospiti nazionali e internazionali chiamati a raccolta dalla direttrice artistica Chiara Civello. Le quattro serate evento andranno in scena a Marina Piccola. Si parte lunedì 1 agosto alle 21 con la cantante, pianista e compositrice Frida Bollani Magoni, figlia del pianista Stefano Bollani e della cantante Petra Magoni. Ha iniziato a studiare pianoforte all'età di 7 anni. Oggi, non ancora 18enne, ha pubblicato l'album d'esordio dal titolo Primo Tour e si sta affermando tra le pianiste più mature del panorama internazionale. Martedì 2 agosto a salire sul palco Emma Nolde e Nada. La Nolde è considerata una delle voci future della musica italiana. Nada è un'artista che sin dai primi anni 70 è riuscita a interpretare i gusti del momento, non perdendo mai di rilevanza e proponendo canzoni di alto livello. Tra i suoi brani più celebri ed amati ricordiamo Ma che freddo fa, con cui esordì appena 15enne al Festival di Sanremo. Doppio concerto in agenda anche mercoledì 3 agosto, mentre giovedì 4 sarà la volta dell'evento finale intitolato Un ponte di note tra Italia e Brasile, omaggio alla cultura carioca e alle relazioni culturali tra i due paesi, suggellato dal patrocinio dell'Ambasciata del Brasile in Italia. Anche la 4 giorni di Vieste prevede poi gli appuntamenti con Gargano Sacro, La cultura è in cammino. 8 spettacoli invece per la nuova stagione di prosa del Teatro Fusco di Taranto. Gianni Sebastio. 8 spettacoli a partire dal 26 novembre fino al 30 aprile, tutti con doppia data nei weekend di riferimento. Torna la stagione di prosa al Teatro Comunale Fusco di Taranto, varata dal Comune Ionico in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Tutti gli eventi sono stati presentati in conferenza stampa dal sindaco Melucci e dall'assessore Marti. Si parte con un omaggio allo scrittore tarantino Alessandro Leogrande, proprio nel giorno in cui ricorre la sua scomparsa, il 26 novembre. Alessandro, tutte le volte, tutti gli anni viene scelto uno spettacolo del circuito
delle compagnie pugliesi. Quest'anno non ci abbiamo messo neanche mezzo secondo a decidere che sicuramente lo spettacolo da portare a Taranto fosse quello di Coreia, di Lecce, dedicato ad Alessandro Legrande, al nostro Alessandro Legrande. Un canto per la vita e le sue opere, ultimo spettacolo con Ambra Angiolini è il nodo. Spiccano appuntamenti di rilievo come quello del 17 aprile con Zorro, protagonisti Massimo Castellitto, Massimo Ghini e Paolo Rufini. E ancora Il berretto a sonagli di Gabriele Lavia, il 13 dicembre La trappola per topi di Agatha Christie con Lodo Guenzi. Questo teatro sta funzionando da driver di cambiamento di questa comunità e perciò è una giornata molto importante, non tanto per la qualità della stagione che sta proponendo, ma per il ruolo che sta svolgendo all'interno della trasformazione della città. La campagna abbonamenti sarà attiva dal 20 al 23 settembre prossimi. I biglietti della stagione teatrale tarantina si potranno acquistare presso il botteghino del Teatro Fusco e i punti vendita Viva Ticket dal 27 settembre. Credo che la stagione che abbiamo con il direttore Michelangelo Busco, con Giulia Degli Santi del Teatro Pubblico Pugliese, che abbiamo creato, composto, messo su, credo che sia alla fine una stagione di livello talmente alto che insomma, difficilmente deluderemo il pubblico. Andiamo a Bisceglie adesso invece per il concerto di Sol dell'Alba. Presentata a Bisceglie la quarta edizione di Sol dell'Alba, lo spettacolo musicale che andrà in scena sabato 6 agosto sul litorale fresco di bandiera blu e che godrà del panorama cittadino coniugato con l'atmosfera delle prime luci del mattino. Si tratta dello show musicale più imponente d'Italia in relazione a fascia oraria e presenze artistiche coinvolte nell'evento. Ad accompagnare l'Alba sul mare, infatti, ci saranno i 70 elementi dell'Orchestra Filarmonica Pugliese che il Ministero della Cultura ha indicato tra le più prestigiose della regione, non solo. La scenografia naturale sulle spiagge bicegliesi si unirà alla performance artistica e musicale, ma anche alla cultura gastronomica del territorio, con una colazione a base di prodotti tipici della zona ad impreziosire la quarta edizione dello spettacolo. A supportare l'appuntamento di Sol dell'Alba ci saranno i patrocini di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Bisceglie, Confindustria Puglia e Puglia Promozione. Riflessioni e confronto sul lavoro e inquinamento, ma anche cabaret e musica, presentata la tre giorni per l'ottava festa dell'USB di Taranto. Nell'ex batteria Cattaneo di Leporano, l'ottava festa dell'Unione Sindacale di Base di Taranto. Tre giorni con dibattiti, con ospiti di rilievo tra politici e sindacalisti, riflessione ma anche divertimento e leggerezza. Si inizia alle 21 con ingresso gratuito. Nella prima giornata, il 29 luglio, si parlerà di repressione e conflitti sociali e poi Zero Calcare, cabaret con i Ditelo Voi e il concerto dei Litfiba cover band Nemici di Tex. Il giorno dopo si parla di Ex Ilva, a 10 anni dal sequestro che cosa è cambiato, cabaret con Roberto Bertolando e concerto dei Vasconnessi. Ultimo giorno, il 31 luglio, reddito di cittadinanza e salario minimo, ma anche cabaret con gli Arteteca e concerto dei Depeche Mode cover band di Precious. E al centro temi sociali importantissimi, e nel ricordo, nella memoria, nel rispetto alla memoria dei nostri colleghi che non ci sono più. E uniamo, come piace dire a me, uniamo diciamo, temi importantissimi a momenti di gioia e di svago, che servono anche diciamo, a migliorare le condizioni sociali dei nostri territori. Restiamo nel Tarantino, a Crispiano, per Arte e Contaminazioni. La tre giorni organizzata dall'amministrazione comunale ha raggiunto il suo obiettivo, ovvero radunare popoli e culture per favorire la pace. Laura Milano. La città di Crispiano ha messo in contatto il mondo. Dal 26 al 28 luglio, Arte e Contaminazioni è stata occasione di incontro e confronto tra culture diverse, grazie ad una tre giorni organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Ritmo Color Sabor e l'Accademia Arcaista di Crispiano. È stata una sinergia già dall'inizio, dove io ho curato della tre giorni che stiamo vivendo tutta la parte artistica, facendo arrivare a Crispiano secondo me i migliori 10 pennelli d'Italia. È andata bellissimo, è molto accogliente, che è la cosa che ci importava a noi, e come proposito trasmettere la nostra cultura tanto peruviana e italiana, e adesso abbiamo coinvolto Latinoamerica e anche essendo Messico presente. L'iniziativa, patrocinata da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Promozione, ha previsto mostre, dibattiti e concerti, un interscambio di informazioni finalizzato ad unire i popoli.
Un evento, una tre giorni importante che sottolinea la nostra vocazione come Comune di Crispiano anche alla internazionalizzazione. Abbiamo avuto artisti dal Sud America e una grande opportunità di confrontarci e di costruire ponti. Le contaminazioni sono il dialogo che si crea, è costituito dal dialogo che si crea tra gli artisti, tra le persone di stati diversi, ma vicine nella visione di cittadini del mondo. Tra i presenti alla conferenza didattica conclusiva anche il prefetto Francesco Tagliente. L'arte, la cultura, la musica, cioè tutto quel linguaggio comprensibile ad adulti e a ragazzi consentono il dialogo e il dialogo consente di esprimere quel valore etico e morale di cui noi oggi abbiamo bisogno di un grande recupero. Cambiamo argomento. Christopher Cassano, il figlio d'arte del ben più noto Antonio, ha firmato con la Virtus Entella. Claudia Carbonara. Il mondo del calcio si appresta a dare il benvenuto ad un altro Cassano. Nelle scorse ore la Virtus Entella ha annunciato attraverso i propri canali social che Christopher Cassano anche nella prossima stagione vestirà la maglia biancoceleste. Il figlio di Antonio Cassano e Carolina Marcialis, che oggi ha 11 anni, ha quindi scelto Chiavari per proseguire il suo apprendistato calcistico. La famiglia del Pibe de Bari, come noto, vive a Genova, città di adozione di Antonio, e dunque l'Entella, società che milita in Serie C, rappresenta la nuova casa del baby Cassano, che a quanto pare ha talento e non sarebbe solo un figlio di papà. La Virtus Entella è riuscita a catturare le attenzioni di tutti con il suo post pubblicato nel tardo pomeriggio di martedì. Ancora insieme, recita l'incipit della didascalia della foto resa pubblica sui propri canali social. È proprio Christopher che, sorridente, si mostra al fotografo mentre sottoscrive un contratto fino al 2024. Presenti anche la mamma Carolina e il papà Antonio. L'auspicio è che il ragazzo cresca calcisticamente con umiltà e serietà, perché possiamo accettare una volta che il talento di un Cassano possa essere sprecato, ma due volte sarebbe davvero troppo. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon proseguimento. Rimani connesso, scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.